Classica contemporanea, popolare o gourmet, a ruota o a portafoglio, dolce salata, le vie che portano al piatto più emblematico della gastronomia napoletana sono ormai infinite: la pizza. Dopo il boom di presenze sul lungomare dello scorso anno, con oltre 1.250.000 visitatori, il Pizza Village torna quest'anno alle origini, ripartendo dalla rassegna d'oltreoceano di Napoli dove ha debuttato l'edizione 2011. L'appuntamento è dal 16 al 25 giugno 2023, 10 giorni, conditi da musica, premi ed eventi, per immergersi in un viaggio nel gusto, per grandi e piccini, tra tradizione e innovazione. Il trasferimento, spiega il sindaco Napoli, Gaetano Manfredi, è legato ai grandi numeri di Pizza Village e anche alla vocazione della mostra di Oltremare, che è luogo ideale per realizzare grandi iniziative intrattenimento. Ed proprio negli spazi del quartiere fieristico fuori grotta che questa mattina è stata presentata l'11ª edizione della manifestazione, la cui missione è quella di promuovere la città Napoli e l'intera regione nel mondo attraverso il suo tesoro culinario preferito. Perché, come sottolinea il sindaco del capoluogo, il Pizza Village è ormai una realtà importante, dimensione nazionale che richiama centinaia migliaia persone e nella mostra di Oltremare troverà dal mio punto vista una collocazione molto favorevole vista, con servizi e accessibilità. La fiera internazionale, organizzata da Oramata Grandi Eventi, oltre alla partecipazione di 34 pizzerie storiche del territorio, dei suoi testimonial d'eccezione come i tanti maestri pizzaioli campani, veri e propri custodi dell'arte riconosciuta nel 2017 come patrimonio immateriale UNESCO, si propone questo anno anche su un ricco calendario di eventi, ulteriormente ampliato grazie alla partnership con RTL 102.5, tra cultura e musica. Da Gigi D'Alessio e LDA, passando per Angelina Mango, Wax, The Colors e Mr. Rain, fino a San Giovanni e Sophie and the Giants, sono tanti i nomi degli artisti che si esibiranno sul palco per la gioia di fan e curiosi di Il Pizza Village RTL 102.5. Tuttavia, il direttore artistico degli eventi di intrattenimento della manifestazione, Gianni Signoli, non esclude simpatiche sorprese che potrebbero aggiungersi al già fitto calendario. Ogni sera al Pizza Village ci sarà un grande spettacolo, spiega Signoli, con artisti provenienti da tutta Italia, compresi i nostri grandi talenti. Non voglio ancora fare nomi, ma quest'anno avremo delle belle sorprese come i grandi del potere napoletano che sto cercando di avere quasi tutti. Il Pizza Village, sottolineano gli organizzatori Claudio Sibillo e Alessandro Marinacci, non è solo ed esclusivamente un evento gastronomico. Oggi Napoli sta vivendo un momento di grande splendore e abbiamo sempre pensato che il Pizza Village potesse nel suo piccolo essere un contributo all'attrazione e all'immagine positiva della città. Una missione che ci ha spinto a realizzare questo evento nel 2011, quando Napoli ebbe un eco negativo.